Eccoci di nuovo insieme. Durante questa lezione lavoreremo con due blocchi. Il primo legato al lavoro cardio a basso impatto. Nel secondo ci tonificheremo un pochino. Di cosa abbiamo bisogno? Una scarpa da ginnastica idonea con una buona suola che ci permette di ammortizzare un pochino i movimenti, soprattutto su un pavimento, diciamo così, di casa, ok? Dei pesini di un'unica pesatura stamattina, ok? 2 kg, due bottiglie da 1,5 litri, da 2 litri, come preferite. E poi un tappetino se vogliamo, comunque sia a lavorare in modo più comodo al pavimento, se no è sufficiente un asciugamano. Bene, cominciamo con il lavoro cardio. Buon divertimento e mi raccomando, attenzione bene alle vostre posture e se non vi sentite di fare poi l'evoluzione dei passi che vi propongo, rimanete sulla spiegazione basica, ok? Bene, mettiamo la musica e iniziamo. Ok, molto bene. Apriamo bene le gambe, tutta la pianta del piede ben appoggiata e un bel respiro, su. Fuori l'aria, su. Stringi bene gli addominali. Apri bene le clavicole, sciogli le spalle. Fa, sì, sei, e. 4, 3, 2, e su in alto. Su, giù, su, giù. 5, 6, 7, turn back. Oh. Piede stendi, piede stendi, così, porti gli stabilizzatori e flex e stretch, appoggia la punta del piede e rimani sulla linea, così, molto bene. Ok, attenzione, cominciamo ad utilizzare le braccia, spingi, spingi, così, forte il tronco, e un movimento rotatorio. Se non vi va di farlo, rimanete sul movimento basico, cioè questo, ok? Porti le addominali e due braccia insieme. Spingi, spingi. Apri bene le clavicole, non seguire con la schiena. Braccio in alto, dove? Ah, così. Andiamo, scaldiamoci bene anche la parte alta, chiaramente, perché poi dobbiamo lavorare con i pesi o le bottiglie. Andiamo. Ok, andiamo in step touch. Così, allunga bene le gambe. Ehi. Molto bene, ancora, ancora. Se volete, 4, 3, 2, stop, e andiamo dietro, stai, 4, 3, 2, oh, 4, rimani, back, chiaramente io per voi sono uno specchio, Back stay. Ha, ha, ha.
stai qui, attenzione, cross, over, incrocio avanti. Molto bene, ancora, apri bene lo staccash prima, staccash e cross, appoggia il tallone, mi raccomando non scivolate, porti gli stabilizzatori, anche quelli dietro, spalle basso e collo lungo, attenzione, 5, 6, cross bay, apri incrocia, apri incrocia. Va, porti qua, ok, gli ultimi, appoggia bene la pianta del piede, 4, 3, step touch, tradizionale. Attenzione bene cosa vado facendo. 4, 3. Prendo la diagonale con il piede destro. Così. Apro e chiudo. Gamba destra avanti. Quella che dà verso di voi allo schermo. Ancora. Torgi il busto verso lo schermo, ginocchia in diagonale, torso in avanti. Dovete essere molto televisivi. Pronti al teleschermo. Attenzione, mambo destro. Mambo. Così. Mi raccomando la gamba di sostegno, la gamba di terra che a seconda il movimento, quindi si alza un po' il tallone anche. Ancora. Lasciatele libere le braccia come volete, eh? E step back. Lascia aperto, giù, giù, ritrae le scapole, piedi paralleli, 4, 3, 2, rimani, molto bene, al centro, rollare. Prendi la gamba sinistra, attenzione, andiamo in diagonale, così, quello che abbiamo fatto prima sulla gamba destra facciamo sulla sinistra, così, e andiamo, e ancora, gli ultimi. Attenzione, molto bene. 4, 3. Mambo. Tirati su. Coraggio ragazzi, ancora 8. Scaldiamoci bene. Stabilizzatori e pum. Tieni. Pettorali forti. Step down. Su.
andiamo adesso, eh? Attenzione, lunges. Ok, le braccia libere come volete voi, eh? Non vi do movimenti di braccia fissi. Attenzione, due per gamba. Ancora, ancora. Attenzione. Quattro per gamba. Cambio. Cambio. Attenzione, gli ultimi. Torniamo ancora al movimento singolo. One by one. Così. Attenzione, doppio. Appoggio solo le 5 dita, è la gamba che esce. Forte questa di sostegno. Attenzione, 4 per lato. Cambio. Cambio. L'ultima volta, da capo, singolo, uno. Molto bene. Esci bene con la gamba, eh? Io vi sto suggerendo dei movimenti con le braccia che non sono assolutamente obbligatori. Esatto, 4. Gli ultimi. Sul ginocchio, singolo. Un bel mio, questo. Non è necessario alzarlo molto. Attenzione. Doppio. 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 Ancora. Quattro. Cambia. Cambia. Fa. Sì.
5, 6, 4 per gamba. Ehi! Attenzione! Stai! Tallone! Appoggia il tallone ben avanti! Calcio, low kick! Basso, eh! Apri un pochino l'impostazione di base, come il bacino. Doppio! Questo movimento, se non ti va di farlo aereo, fatelo doppio giù. Così. 4 per gamba. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, change. Anche giù, come volete voi, da capo, giù, singolo. Alziamo se volete, boom, va benissimo, 90 gradi, 45, 30, on flow. Continuiamo, scegliete voi, doppio, vai. Ancora! Appoggia bene la pianta di piede di sostegno, eh! Ancora! Gli ultimi! 4 per gamba! Anche giù se non vi va di ricalci in fase aerea, eh! Da capo, l'ultimo. Apri bene, eh? Doppio. Così. Attenzione, tutto da capo, laterale, singolo. Facciamo un riassunto. Respira bene. Doppio, giù. Molto bene. Gli ultimi e andiamo per 4. Ancora 2. Crossover, single step. Hola. Attenzione, cross, back. Come avete potuto vedere, batto sul piede destro, inizio della frase musicale. Quattro. Hey! Attenzione,
ginocchio, uno. Attenzione, di step destro, 4, 3, 2, let's go, apri e chiudi, olè, ancora, appoggia bene la pianta del piede, così. Attenzione, squat, mezzo squat, quattro, tre, bistep sinistro, 8, 8, 16, ancora. Altri 8. Molto bene. 4. 3. Attenzione, mezzo squat parallelo. Bene. Bene dietro col bacino, Collo lungo, non state in su. Lavorate bene sulla rotondità del gluteo. Bistep destro, così, bene, ancora 4, 2 ancora, squat, mezzo sempre, così, quattro, tre, due, step sinistro, così, appoggia bene la pianta del piede, attenzione, andiamo in squat, parallel, bene, 4, 3, 2, attenzione, ancora, attenzione, do una variante alla fonda, allo squat, squat chiuso, squat aperto, chiuso, aperto, piccolo, piccolo, non scendete tanto, tanto, forte lo stomaco anche, Viste? Muy bien. Ah, ah. 4, 3, little squat, e apri. Alternato, Forti. Lavora bene sul pavimento pelvico. Spingi bene in avanti la cresta iliaca. E. Ah. Ah. Vieni. Attenzione bene, Apri. Andiamo a lavorare sui lifting. Questo. Tallone bene dietro la coscia. No, no, no,
no, ok? Questa, ok? Appoggiate bene la pianta del piede, ammortizzare. Vai, vai, prendiamo il passo. E andiamo un pochino a lavorare sul bicipite femorale, sulla parte posteriore della coscia. Vai. Andiamo sempre a fare le stesse ripetizioni che abbiamo fatto fino adesso, cioè singolo, doppio e quattro, così per renderci il lavoro un pochino più meccanico e semplice da casa, ok? Non vedendovi, sapete, è sempre meglio fare cose un pochino più semplici, che so di per certo che è abituato a subirci, conosce discretamente bene, ok? Andiamo con i prossimi. Vai, prendi. Andiamo. Andiamo per due. Così. Molto bene. Poi azzarderemo un pochino, con le direzioni. Ammortizza su questa gamba, non andare sull'avampiede, Aderenza al pavimento per tenere il supporto. Troviamo i polpaccioni. 4. Singolo, di nuovo. Vieniti un po' più avanti. Stai. E andiamo dietro. Questo. Doppio. Ancora. Quattro movimenti. Coscia, non avvicinatela all'altra, lascia lo spazio al V, lascia ben aperto, singolo, dai, dietro, dove? Quattro, per gamba. E vai. Fermi le cosce. Solo la gamba che si muove. La ginocchia e la caviglia. Singolo. L'ultima volta e stai. Dietro. Stop. Attenzione. Doppio. Ah, ho sbagliato, l'ho fatto da 4, perdonatemi, 2. 2. 2. Ora 4. Perdon. Vai. Ancora 4 e poi anche di là. Attenzione. Step touch. Ok, guarda bene qua. Qui non devo fare questo lavoro col ginocchio, Ok? Devo semplicemente accompagnare fuori la pianta, l'arco del piede, ok? Quindi un lavoro di questo tipo. È sufficiente toccarsi il ginocchio. Non è importante girare tra la gamba. Andiamo, spingiamo un po' con l'interno coscia, quindi devo spingere con la coscia, non con il piede, ci siamo intesi. 2.
perno coscia. Quattro ripetizioni. E attenzione, andiamo a fare la stessa cosa dietro, singolo piede bene dietro i talloni, talloni bene dietro le cosce. Questo doppio, doppio, ok? Quattro. Da capo, davanti, singolo. Braccia, posso farlo? Forti gli addominali. Quattro. Attenzione, squat alternato.
parliamo. Ancora. 1, 2, 3, 4. L'ultimo destra e sinistra. B-step sinistro. Squat e bello lo squat, aderenza sulla pianta del piede, e molto bene. Bene dietro, 4, l'ultima volta e lavoriamo con l'interno coscia, pronti, e 4, e dietro tra 4, 3, 2, 1, dietro singolo, venga. Doppio! Vieni in diagonale e torna di fronte, prendi la diagonale e sono inclinato, legato in modo differente, il bacino è sempre qua, guarda, ruota le anche. E ancora qua. E affonda. Fermo qua le gambe e bacino al centro. Molto bene. D'acqua, andate, altrimenti pesino, bottiglie subito. Lavoriamo con l'upper body, la parte alta, e poi subito a terra, ok? Andiamo subito, ripetizioni da singolo, doppio e quattro tempi. Faccio vedere, per esempio, singolo, doppio, quattro tempi,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In slow motion. Cominciamo con il dorsale. Questo movimento qua. Pronti? Questo. Perpendicolari i polsi, non chiudete e unite le scapole dietro. Ok? Pronti? Singolo. Anche la gamba dietro si aiuta, Non vi sedete sulla lombare. Due conti. Stringi forte gli addominali, retto stretto. Quattro. Ricomincio. Quattro. Tre. Due, polsi in linea con l'avambraccio, Due conti. In slow motion. E passi, dietro. Forti stabilizzatori, ragazzi. E chiudo, sciolgo, andiamo sui bicipiti con i pesi a martello, le bottiglie a martello, ok? Così girate, stessi conteggi, vado. Senza toccarvi, Due conti. Così. Quattro conti. Polsi in linea, Baguette sotto le ascelle. Ancora. E così. Doppio. Quattro, slow motion. Forti. Ok, rilassa. Pronti per i tricipiti. Su. Due spalle. Così. Due conti. Tenete il movimento fluido, non con lo scatto. Respirate bene. Slow motion. Da capo per uno. Ancora.
Action! Oh, yo, 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 yo! Oh, piano, scendi. Rilassa. Deltoidi. E alzate frontali. No, facciamo le laterali, sulle spalle. Traduzione. Ok? Delts. Vai là. Mi raccomando, con le spalle giù. Singolo. Mi raccomando, gomiti leggermente flessi, peso perpendicolare al pavimento, non giratelo, eh. Riprendo adesso, scusate, ci tenevo a spiegarvi bene questa cosa, nelle braccia leggermente piegate. Due conti, one. Mi raccomando, se riuscite a non allenarvi con i pesetti da un chilo è meglio, eh? Consumiamo le articolazioni per nulla. Poi se avete delle patologie che conoscete voi, sapete che la cosa migliore per voi è allenarvi con dei pesi molto leggeri, no problem. Slow motion. Seven, eight. E su.
te. Stringi bene qua. Fai. 6, 7, 8. 4. I talloni sono tutti più comodi, ok? 8, 16, 24, 32. Ritrai, hop, e vai. 1. Gira bene, eh? Vai. Vai! Ancora 8! 4, 3, 2, stop! Ok, molto bene! Allora, io non faccio mai una quantità esagerata di addominali, perché secondo la mia mind, diciamo così, secondo il mio pensiero, gli addominali hanno lavorato da stamattina quando vi siete alzati, anche se lavorano anche mentre si dorme, a fino a stasera che andrete a letto. Bisogna solamente avere la coscienza di ciò che si sta facendo. Quindi se voi vi siete allenati anche bene durante questa prima parte aerobica e di tonificazione, gli addominali insieme ai dorsali, i pettorali, i glutei, l'interno e l'esterno coscio li hanno sostenuto. Quindi qui abbiamo messo i puntini sulle i. E adesso andiamo a fare un pochino di stretching. Retrai bene le scapole, punte verso il vostro naso, piedi paralleli, apri bene le clavicole e alzandoci verso l'alto ci spingiamo un pochino avanti. Per chi non è molto elastico è sufficiente rimanere in questa posizione retta e se soffrite anche così piegate un po' le ginocchia, ok? Rimanete in questa posizione, vado un secondo ad abbassare la musica così riusciamo a concludere la lezione in modo più pacato, ok? Bene, quindi clavicole aperte, non vi chiudete a riccio, ricordatevi che è il bacino che flette sulle anche, non vi dovete chiudere così. Su bene, vado avanti col pancino, non così per prendere i piedi. Qui blocchiamo il movimento, apriamoci,
ci allunghiamo, è già è sufficiente per chi non è particolarmente elastico, già mantenere una buona posizione eretta è un bel lavoro, se no andate avanti con la pancia, così. Ok. Respira bene. Voilà. Allungati, allungati. E piano su. Ok. Portate un piede all'interno, è sufficiente metterlo vicino al polpaccio, è necessario portarlo su fino in alto. Retrai e diamo una bella allungatina. Mano o alla caviglia, io mi metto in diagonale così mi vedete meglio, alla caviglia, al ginocchio, dove siete più comodi, ok? E apro. Così, dentro lo stomaco e vai. E su. Dall'altra parte. Olè. Dentro bello stomaco e su. Ok, uniamo la pianta del piede, allunghiamo i tricipiti. E polso, allunghiamo la muscolatura del collo e della spalla. Ok, su, l'altro braccio. Molto bene. Ricordate che se ci fossero dei movimenti, degli esercizi, cambio, che non vi sono chiari, non esitate a contattarmi. È sufficiente scrivermi anche qui su YouTube oppure direttamente perché è il mio contatto. Mi chiamate, mi scrivete. Oppure potete cercare Point Dance ASD direttamente su Instagram o su Facebook. Ci trovate anche su questi social. Ruota le spalle. Ok. Bene. Andiamo in quadrupedia. Mettiamo la pianta delle mani. 5 dita, sempre gambe parallele. E spingo all'indietro. Allunghiamo bene tutta la parte posteriore. Fine tallone, piega le ginocchia e dentro l'aria e vado indietro, piega le ginocchia e ora. Ok, molto bene, un bel respirone, andiamo in bounces. Su e molleggia, su e ok, fantastico, bene, sono contenta, abbiamo fatto questo bel allenamento, vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima volta, la prossima lezione, ciao, a presto.